La montagna al centro delle politiche della regione, al via diversi appuntamenti che si svolgeranno nelle prossime settimane in aree appenniniche dell'Emilia-Romagna, nei quali il presidente Stefano Bonaccini incontrerà amministratori locali, imprenditori e cittadini dei territori, un modo per ascoltare le comunità e presentare le scelte e gli investimenti della regione. Investimenti e interventi che garantiscono per l'Appennino, per coloro che ci abitano e ci vivono, delle opportunità ad oggi mancanti. Ad esempio la scelta di dimezzare l'IRAP per tutte le imprese della montagna, il fatto di farlo con una certezza di fondi regionali di ben 36 milioni di euro per il triennio, il fatto di garantire che il digitale, cioè la banda ultralarga e la fibra ottica, arrivino laddove oggi qui non è quasi coperto nulla dal punto di vista del digitale, proprio perché è troppo importante essere collegati col mondo, perché altrimenti il mondo non ti vede. Misure annunciate anche recentemente dal presidente Bonaccini, che ha partecipato all'inaugurazione a Pellegrino Parmense di un nuovo acquedotto per scongiurare e porre rimedio alla carenza d'acqua che colpisce il comune in provincia di Parma e che diventa ancora più problematica d'estate, fino a provocare razionamenti idrici. Un problema diventato vera e propria emergenza idrica nei mesi da maggio a ottobre 2017, a cui dà risposta l'infrastruttura inaugurata in località Possessioni, un costo di 400.000 euro, di cui oltre 260.000 stanziati dalla regione. È un'opera molto importante perché porta l'acqua laddove non c'era. Devo veramente ringraziare il Presidente, la Regione, la Protezione Civile, perché senza di loro non avremmo potuto fare quest'opera, quindi non avremmo potuto dare quelle risposte che non solo le aziende ma anche i cittadini e quelle attività che abbiamo sul territorio importantissime ci chiedevano. Quindi veramente grazie alla Regione. Il potenziamento dell'acquedotto del capoluogo e delle zone limitrofe assicurerà maggiore disponibilità di acqua. Realizzato dal Servizio Idrico Montagna 2000, mette in collegamento l'acquedotto di Pellegrino Parmense con la condotta di Varano de Melegari attraverso il serbatoio di Monte Riviano. Una regione a sostegno delle donne. Nella giornata dedicata alle donne, l'Emilia-Romagna ricorda le politiche messe in campo in questi anni su lavoro, welfare, partecipazione alla vita pubblica, salute, promozione di una cultura di genere e contrasto alla violenza. Una regione a sostegno delle donne. Abbiamo voluto fare investimenti importanti e la regione Emilia-Romagna è quel territorio che ha il più alto tasso di occupazione femminile, il 63% rispetto ad una media nazionale del 48%. Questo è stato reso possibile grazie al sostegno all'imprenditoria femminile, grazie alla grande rete di welfare, di servizi sociali ed educativi che permettono alle donne che lavorano e alle famiglie di poter appunto affidarsi agli enti pubblici. È evidente che tutto questo anche perché c'è un sistema di formazione e lavoro che funziona molto bene nella nostra regione. Altro punto fondamentale è il tema della rappresentanza. In questa regione sappiamo in maniera molto chiara che la qualità della democrazia passa anche attraverso la presenza delle donne nelle istituzioni. Con la legge regionale sulla doppia preferenza siamo riusciti ad eleggere il 40% nell'assemblea regionale di donne e nei consigli comunali, nelle giunte, c'è una forte rappresentanza femminile. E proprio il tema del rapporto tra donne e lavoro è al centro della giornata internazionale della donna. La regione sostiene un format che farà tappa a Rimini, Modena, Forlì, Bologna, Ravenna, con dibattiti, riflessioni e un cortometraggio. Obiettivo: sensibilizzare al problema della discriminazione delle donne in ambito lavorativo, promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di conciliazione dei tempi e di welfare aziendale, valorizzare la leadership femminile e le competenze delle donne anche all'interno delle aziende. Calcio a 5, le Final 8 in Emilia-Romagna. Dal 20 al 24 marzo il calcio a 5 sarà protagonista nella nostra regione. L'occasione, le Final 8 della Coppa Italia che si svolgeranno a Cavezzo, Modena, Ferrara, Loiano, Bologna, Reggio Emilia, Russi, Ravenna, con il gran finale al Palacattane di Faenza. Il sorteggio dei tabelloni è avvenuto durante una conferenza stampa che si è svolta a Bologna, nella sede della regione che sostiene l'evento, organizzato dalla divisione calcio a 5 in collaborazione con il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile e scolastico FIGC.